Schia, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli. Allora, i requisiti per questo glitch sono un garage pieno di LG, una LG retro custom e la base operativa. Ragazzi, per fare questo glitch non serve molta maestria, diciamo. Questo glitch è abbastanza semplice. Come vedete, io in questo garage ho solamente due LG RH8 perché andrò a fare due duplicazioni, e quindi ho solamente due LG RH8 e vado a chiamare una LG retro custom. Ce l'ho nel garage del CEO, quindi andrò a chiamare questa LG retro custom e andremo a duplicare quella. Ragazzi, diciamo che io ho preso questo garage perché avevo questa base operativa qui vicino e ho preso questo garage, però voi potete prendere qualunque garage, non è importante quale prendiate, non è importante la, diciamo, la grandezza del garage, e potete fare tutto. Insomma, a questo punto, una volta chiamata la LG retro custom, vi dirigete verso la base operativa e andate a realizzare il glitch. Qui ci mettiamo un po' per arrivare alla base operativa, però un attimino che arriviamo, facciamo due saltelli e arriviamo. Il glitch, ragazzi, è abbastanza semplice, è molto semplice da realizzare, e quindi penso possiate farlo tutti. Tutti i possessori che hanno una base operativa possono fare questo glitch. L'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è parcheggiarvi davanti alla base operativa con la scritta base operativa piena, pigiare start online e fare trova nuova sessione. Allora, a me qui riesce subito, però il primo passaggio solitamente va a vuoto, quindi dovete fare un primo passaggio a vuoto e poi gli altri passaggi normali, come state vedendo. A me diciamo che è riuscito subito, non so per quale motivo, forse perché lo stavo provando e quindi mi è riuscito subito. Vi farà spawnare in questo garage, quindi ragazzi dovete mettere il respawn nel garage dove avete le LG RH8, non mettete il respawn alla cazzo dove vi pare a voi, insomma, perché sennò non riuscirà il glitch. A questo punto andiamo a ripetere il glitch, ci dirigiamo a massa, non gliela faccio manco a parlare oggi, nuovamente verso la base operativa e andiamo a ripetere il procedimento. Ragazzi, come vi ho già detto, forse perché io già stavo provando a fare il glitch e quindi ha continuato ad uscirmi tranquillamente, però il primo passaggio, come ho già detto, andrà a vuoto. Ragazzi, ricordate di mettere il respawn dentro il garage dove state facendo il glitch, in maniera tale che diciamo respawniate direttamente dentro il garage dove stavate facendo il glitch. Ovviamente vi metterà in una pubblica, mettetevi subito in passiva quando sarete in pubblica. Quindi ritorniamo qui, facciamo base operativa piena, start online, trova nuova sessione, molto rapidamente, e ci ritroveremo giustamente nel garage, come vedete, dove eravamo prima, ragazzi, perché abbiamo il respawn in questo garage. Mi raccomando, il respawn in questo garage, e andiamo a sostituire l'auto. Allora ragazzi, l'auto che noi abbiamo, diciamo, duplicato, non la perdiamo ovviamente, questo ve lo anticipo prima che facciate domande sciocche. L'unica pecca di questo glitch è una sola, ragazzi: le auto devono avere targa personalizzata, perché altrimenti la prenderete nel culo, perché le targhe saranno tutte uguali. Non so, se avete una targa personalizzata, usate quella targa lì, quell'auto, duplicandola una e un'altra volta, insomma, perché altrimenti, se non avete la targa personalizzata, vi ritroverete con una targa alfanumerica doppia, tripla, quadrupla, e quindi automaticamente potreste prendere il blocco.
questa, ragazzi, è l'auto che avevo nel, diciamo, nel CEO, nel palazzo del CEO, e adesso vi faccio vedere le targhe. Comunque posso anche terminare qui il video, spero di averlo spiegato abbastanza bene. Porterò un nuovo glitch Give a Car to Friend questo pomeriggio, tra poco, insomma, ve lo porterò il glitch, anche perché il vecchio è stato patchato, purtroppo era molto semplice, però è stato patchato. Detto questo, ragazzi, guardatevi le targhe, ricordatevi una targa personalizzata. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Running out of time.